Buongiorno, buongiorno a tutti, mi vedete nella mia miss da stanza, perché sinceramente sono in pigiama e questo video lo farò così. Sto registrando ovviamente con la mia action cam, quindi se vedete le immagini un pochino storte, mi spiace, non ci posso fare assolutamente niente. Ci sono i miei vicini che stanno facendo i lavori e quindi stanno anche gridando e la mia vita non potrebbe essere più caotica di così. Ma siamo qui per parlare di Cyberpunk Trauma Team, cioè questa bellissima cosina qua, che è il primo, dovrebbe essere il primo volume di 4 del fumetto di Cyberpunk. Ora io l'ho letto due volte perché sinceramente lo trovo molto molto bello e veramente fatto bene. È un fumetto prodotto dalla Panini Comics e devo dire che sia la CD Projekt che coloro che in realtà hanno disegnato e scritto il fumetto l'hanno fatto veramente bene. La copertina è rigida, quindi è un fumetto in A4 semplicemente, e i disegni sono molto molto belli, ve li farò vedere più tardi in foto. E ovviamente voi direte: chi cazzo sei per parlare di fumetti? Sinceramente nessuno. Però, essendo un patito di fumetti, adesso vi faccio vedere esattamente che cosa intendo io con patito di fumetti, ok? Quella che state guardando adesso non è altro che una scaffalatura per 600 fumetti. Vedete che ce ne ho lì un bel po', ce ne ho circa 250 di manga e nell'armadio di fianco, dietro il televisore, in realtà c'è una collezione completa di pick-up e manuali, vari ed eventuali di giochi di ruolo. Quindi ho 36 anni, lo faccio da quando ne ho 14 e quindi non mi reputo un esperto, ma un appassionato. E quindi vi parlerò di appassionato di questo bellissimo fumetto. Ma vi inizio a far vedere le immagini e vi descrivo un po' quello che è stata la mia sensazione, se ne vale la pena spendere questi bellissimi 16 euro per prendere il primo volume, quindi Trauma Team. Passiamo al fumetto, senza vedere la mia bruttissima faccia. Come vedete, vi sto postando alcune immagini in inglese, mentre io il fumetto l'ho comprato in italiano, per farvi capire come sono i disegni. Premetto subito che ci saranno parti di spoiler, e quindi se volete comprarlo, vi segnalerò quando ci saranno parti del video spoiler con una bellissima scritta. Partiamo comunque dai disegni, sinceramente molto belli. A primo impatto il colore non mi ha fatto impazzire, in quanto mi aspettavo qualcosa di molto più vivace e acceso, e invece tutti i colori tendono ad essere un po' scialbi, come se fossero degli acquarelli. Andando comunque avanti a leggere, però, ho capito che la scelta di questo stile appaga parecchio l'occhio. Che nelle sfumature, sia delle esplosioni, sia dei morti, delle facce, dell'ambiente, perfino del colore del sangue, rendono perfettamente quello che è il mondo di Cyberpunk 2077. Io ho apprezzato molto questo uso dei colori, soprattutto in un secondo acchito, rileggendolo una seconda volta, e spero, sinceramente, se lo comprate, che lo facciate anche voi. Per quanto riguarda invece la storia, sinceramente mi ha stupito. Siamo abituati al massacro incondizionato, invece qua ci catapultiamo all'interno di una mente traumatizzata, di un agente del Trauma Team, che, dopo essere sopravvissuto al massacro della sua prima squadra e del suo uomo, cerca di tornare al lavoro per esorcizzare il suo trauma. Ma la sfortuna ci vede lontana e Nadia, la protagonista, si ritrova nella merda più di prima. Non vado avanti perché sennò che cavolo ve l'ho comprata a fare sto fumetto? Quindi, storia malatissima di una persona sfortunatissima. Adoro, però con l'H, cioè quell'adoro, sapete con l'H, come i giovani che usano adesso. Ultima cosa, il prezzo. 16 euro per sto fumetto? Sì, va bene così. Io ci sono abituato in quanto collezionista e amante dei fumetti, spendendo circa 200 euro ogni tot mesi per manga e fumetti, ma immagino che una persona molto meno appassionata non sia proprio incline a spendere 16 euro per una cosa del genere. Però, se volete un'opera fatta bene, senza bug, della CD Projekt su Cyberpunk 2077, questo è il prodotto che fa per voi. Gira anche su PS4 e Xbox. A parte gli scherzi, è veramente ben fatto. La storia è interessante e c'è tutto, dalla parte psicologica ai massacri senza senso, perfino all'amore. Con questo video è tutto, noi ci rivediamo la prossima volta. GG a tutti quanti.